Il cavolo, nelle sue mille varietà, è il principe dell'orto autunnale. Ricco di sostanze protettive e nutritive, non dovrebbe mai mancare nei nostri orti. Per questo motivo oggi vediamo sette regole d'oro da seguire, sette regole molto semplici, tratte dalla tradizione contadina, con le quali possiamo coltivare nei nostri piccoli orti delle piante sane, ottenendo frutti di qualità eccelsa, ma soprattutto senza l'utilizzo di veleno. La parola cavolo racchiude una grande quantità di ortaggi diversi, tutti appartenenti alla famiglia delle crucifere e più in generale delle brassicacee. Fra questi troviamo il cavolfiore, il cavolo romanesco, il cavolo nero, il broccolo e molti altri ortaggi che troviamo coltivati nei nostri orti. Ma se è vero che da un punto di vista estetico, strutturale e anche organolettico questi ortaggi sono molto diversi fra loro, è altrettanto vero che le loro qualità biologiche sono piuttosto simili e ci permettono di individuare poche semplicissime regole valide per tutti gli ortaggi che ho menzionato da seguire per la loro coltivazione. Oggi andiamo a vedere nel dettaglio quali sono. Buona visione! 1. Varietà e raccolti scalari. Dopo aver scelto la varietà di cavoli che vogliamo coltivare nei nostri orti, abbiamo l'opportunità di scegliere un'altra caratteristica molto molto importante, quella relativa ai tempi di raccolta. Esistono infatti in commercio prodotti che hanno caratteristiche simili ma tempi di raccolta differenti. Andando a leggere le etichette troverete le indicazioni relative ai giorni necessari affinché la pianta giunga alla piena maturazione. Troverete cavoli con tempi di raccolta precoci, attorno ai 60 giorni, altri con tempi di raccolta medi, 80-90 giorni, ed altri ancora con tempi di raccolta molto più lunghi, fino a 100-110 giorni ed anche oltre. Questo ci permetterà di organizzare un orto con raccolti scalari senza dover piantumare gli ortaggi in momenti diversi e con assoluta semplicità. 2. Il suolo ideale. I cavoli hanno un apparato radicale caratterizzato da uno sviluppo radiale, la cui profondità è piuttosto limitata, attorno ai 15-20 cm. Per questo motivo non necessitano di un suolo molto profondo, mentre pretendono un suolo molto ben lavorato, sciolto e ben strutturato, così da permettere uno sviluppo capillare delle fitte radici. In ogni caso è sempre comunque consigliabile, prima della stagione invernale, dunque della stagione delle piogge, andare a lavorare in profondità il terreno, andando dunque ad areggiare il suolo con una vangaforca, in modo tale da rompere le zolle profonde e permettere una maggior permeabilità in caso di grandi acquazzoni. 3. Preparazione del suolo. Per quanto riguarda la fertilità del suolo, occorre ricordare che i cavoli sono ortaggi davvero molto esigenti e pretendono, per una corretta crescita, la presenza di molta sostanza organica, dunque un suolo ricco di elementi ed in modo particolare di potassio e azoto. La condizione ideale sarebbe quella di coltivare i cavoli laddove si è precedentemente coltivato legumi, che sappiamo avere la capacità di fissare nel suolo l'azoto atmosferico durante la loro crescita. In ogni caso è sempre comunque consigliabile realizzare un'abbondante concimazione di fondo costituita da compost oppure stallatico o ancora da stallatico pellettato, più facilmente reperibile in commercio. Per coloro che non hanno avuto l'opportunità di realizzare questa concimazione di fondo, è comunque possibile ovviare a questa mancanza, fertilizzando il terreno nel momento stesso della piantumazione in questo modo. 4. La messa a dimora. Per piccoli orti è consigliabile eseguire questi semplici passaggi. Per prima cosa andremo a scavare una buca piuttosto ampia, ricordate infatti che le radici tendono a estendersi a raggiera, e collocheremo sul fondo della buca un pugno di stallatico pellettato o in alternativa dell'humus di lombrico. Aggiungeremo poi qualche centimetro di terra e di nuovo lasceremo cadere ancora un pugno di stallatico pellettato. Metteremo infine altra terra in modo tale da lasciare circa 2 cm di spazio
fra la terra fertilizzata appena concimata e il panetto radicale che andremo a mettere a dimora. A questo punto non resta che mettere a dimora la nostra pianta ed innaffiare. La distanza ideale, secondo la manualistica, è di circa 50 cm fra le file e 40 cm all'interno delle file fra i cavoli. In realtà questa distanza può leggermente diminuire di circa 10 cm laddove si effettui una piantumazione piuttosto in ritardo. E dunque per chi andrà a piantumare cavoli alla fine di settembre è possibile ridurre di qualche centimetro queste distanze. 5. Proteggere i cavoli. In autunno i nostri cavoli saranno oggetto di numerosi attacchi da parte di diversi insetti, fra i quali una varietà di cimici per fortuna non ancora diffusa sul territorio italiano. Ma il pericolo maggiore sarà sicuramente la cavolaia. Riconoscerla è davvero molto semplice, perché altro non è che quella bellissima farfalla bianca che si aggira nei nostri orti. A tal proposito uscirà nelle prossime settimane un video specifico a riguardo, ma per adesso vi limito nel consigliarvi il miglior sistema naturale possibile in caso di attacchi massicci: l'utilizzo del Bacillus thuringiensis nella varietà Kurstaki, che nebulizzato sulle foglie renderà inefficaci le larve di cavolaia proteggendo integralmente i vostri ortaggi. 6. Nutrire i nostri cavoli. All'incirca verso la metà del ciclo vitale dei nostri cavoli, e non prima delle 5 settimane, andremo ad effettuare una fertilizzazione di pronto effetto, attraverso l'utilizzo di un semplice macerato di stallatico, ovvero di un prodotto ottenuto lasciando macerare 1 kg di stallatico in 10 litri d'acqua. Ottenere questo prodotto è veramente molto semplice. Lasceremo macerare lo stallatico in acqua, smuovendo l'acqua circa 2-3 volte al giorno. Potremmo anche aggiungere delle bucce di banana per fornire maggior potassio al composto. E dopo 5 giorni utilizzeremo il liquido ottenuto realizzando delle semplici irrigazioni che daranno forza nella fase di piena maturazione della pianta, portandola alla fioritura nel migliore dei modi. 7. Raccolta e cucina. Quando i nostri cavoli saranno giunti a piena maturazione andranno raccolti. A tal proposito vi ricordo due aspetti fondamentali. Il primo è quello di procedere alla raccolta avendo cura di lasciare le radici nel terreno per preservare la microflora e fauna creatasi all'interno. Il secondo è suggerimento culinario. Spesso ci limitiamo a cucinare l'infiorescenza dei cavoli, ma di alcune varietà, cavolfiore, broccolo e cavolo rapa, è possibile mangiare anche le foglie, ricche di vitamine e sostanze antiossidanti. Queste potranno essere cotte a parte, perché hanno naturalmente tempi più lunghi di cottura, ma avranno certamente un sapore ottimo e potremmo unirle all'infiorescenza creando dei piatti prelibatissimi. Con questo è tutto, io vi do appuntamento sempre qua alla Rivoluzione dell'Orto per un prossimo video. Grazie e ciao!